Tecniche, fondamentali studiarle, apprezzo i musicisti che hanno tecniche, anch'io ho una mia tecnica, però la cosa fondamentale ritengo sia mettere più che altro lo strumento a disposizione della musica e non viceversa, quindi la musica è un infinito così grande, invece con la tromba puoi fare solo una quarantina di note, però se non sono quelle che la musica vuole, insomma sono quasi superflue, però la tecnica ovviamente è fondamentale. Poi al quale ora tengo moltissimo, ovviamente acustico, la fortuna di suonare con un musicista strepitoso, Carmine Canna, che sia un musicista che è qui con noi questa sera. Ed è il mio ultimo album, uscito ormai però un anno fa, per la Top Music, insieme a inseguita da Egea in Italia e Armonia Mondi al Cuore. Nell'album hanno partecipato anche Xavi Mangiaracina, Alessandro Marzi e Giorgio Venni, però purtroppo in tour non siamo riusciti mai ad andare in quinta per la formazione completa e siamo io e Carmine che ci divertiamo con i brani dell'album. Sono anche in tour, come dicevi, da un paio d'anni con Manu Pacci, è un'ottima esperienza, bei palchi, un vero e proprio leader. Poi io finora non avevo mai avuto dei leader, perlomeno nella musica, perché ho cominciato con Sopra le Nuvole nel 2007, poi Lunaria, Icaro Solo, Chiaro, quindi da un progetti più o meno miei. E però suonare con Manu Pacci mi sta insegnando sicuramente tanto. Beh sì, la pausa è un insegnamento di Miles, la pausa come anche grande amico, maestro quando preso spesso dice, è importante per dare rilevanza a una bella frase, se c'è una bella frase, una bella nota, la pausa poi la rende nobile, quindi la rende ancora più importante.
Paolo Fresu è stato innanzitutto mio maestro, perché ho frequentato i seminari suoi del quintetto a Nuoro. Poi siamo diventati amici, poi colleghi e poi ora è il mio produttore. Quindi insomma è il top, è una persona meravigliosa e si avverte da quando lo ascolti, insomma, quando ascolti suonare, vedi tutta la sua immensità. Thank you.